Il nostro affare assegnato, come voi sapete, sulla partecipazione italiana dell'impegno internazionale in Afghanistan. Oggi abbiamo un ospite molto speciale che molti di voi conoscono, è stato anche nostro collega Mauro Del Vecchio, è stato comandante ISAF in Afghanistan tra il 2005 e il 2006. Ovviamente abbiamo il collegamento via web del Senato. E quindi bisogna che i colleghi spengano, anche da remoto, spengano il microfono per evitare interferenze. Noi abbiamo già fatto diverse audizioni su questo tema. Tra le personalità audite c'è stato il generale Portolano, il presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea, generale Graziano, il segretario generale della Farnesina, l'ambasciatore Ettore Sequi, il rappresentante civile della NATO, Stefano Pontecorvo. Poi abbiamo avuto anche diversi analisti e giornalisti, Lucio Caracciolo, Gastone Breccia, Antonio Gustozzi, Alessandro Minuto Rizzo, Fausto Biloslavo e Antonio Negri. Abbiamo avuto anche rappresentanti di organizzazioni non governative, Medici Senza Frontiere, è arrivato il presidente Pinotti, stavo terminando, poi ti passo la parola. Emergency, CISDA, Associazione per la difesa delle donne afghane, rappresentanti diplomatici come Luciano Pezzotti. E alle 15 avremo poi di seguito l'audizione del nostro rappresentante alla NATO, l'ambasciatore Talò. Quindi io, se a meno che il presidente Pinotti non voglia aggiungere qualcosa, passerei la parola al generale Del Vecchio. Solo un saluto al generale Del Vecchio, che sono molto contenta sia oggi con noi. Io ho incontrato il generale Del Vecchio per la prima volta nelle sue mirabilanti vesti di comandante ISAF a Kabul e lo ricordo bene, insomma, anche per l'importanza che nel suo ruolo aveva assunto nelle interlocuzioni anche con le allora autorità politiche afghane, il presidente Karzai. E quindi penso che sarà un'audizione particolarmente interessante, perché poi, come sapete, il generale Del Vecchio è stato anche un nostro collega, è stato senatore, quindi ha avuto modo di seguire poi le missioni anche da un altro punto di vista. Quindi sicuramente ci interessa molto avere le sue considerazioni su questa missione. Volevo solo aggiungere questo e grazie per aver presieduto. Grazie naturalmente per questa opportunità che mi viene data. Saluto la gentile presidente Pinotti e il gentile presidente Craxi, tutti gli onorevoli senatrici, non so se e senatori, e sono molto lieto naturalmente di questa opportunità di parlare in merito alla partecipazione italiana all'intervento internazionale in Afghanistan, augurandomi naturalmente che questo mio intervento possa contribuire alle valutazioni che poi il Senato darà su questo impegno. So perfettamente, è stato ricordato, che questo argomento è stato già sviluppato da autorità e rappresentanti del Ministero degli Esteri, della Difesa, dell'Unione Europea, della NATO, di organizzazioni civili e della stampa. Ecco, nel corso di queste audizioni è innanzitutto emerso che l'intervento internazionale ha assunto nella sua durata ventennale compiti, configurazioni e dimensioni diverse. Prima operazioni Enduring Freedom, poi International Security Assistance Force, ISAF, e infine Resolute Support Mission. Di questi 20 anni naturalmente di operazione, il mio intervento prenderà in esame il periodo dell'operazione ISAF negli anni 2005-2006, durante il quale l'Italia ha assunto il comando dell'intera missione, grazie all'impiego del Corpo d'Armata a direzione rapida italiana per la NATO, di Solbiatolona, di cui in quel momento ero il comandante. I compiti di ISAF sono definiti, erano stati definiti
da risoluzioni dell'ONU, la 1386 del 2001 e la 1510 del 2003. Risoluzioni che, al fine di sostenere il governo afghano nelle attività di sviluppo e di democrazia, prevedevano la realizzazione di un ambiente di sicurezza inizialmente a Kabul e successivamente su tutto il territorio afghano, il sostegno al governo dell'Afghanistan e alle sue istituzioni nelle attività di crescita democratica e di salvaguardia dei diritti umani. Sulla base di questi compiti si è quindi sviluppato l'impegno dei contingenti italiani per tutto il periodo dell'operazione ISAF e del comando stesso dell'ISAF quando praticamente è stato attribuito alla nostra nazione. Nel momento del massimo, ecco, se possiamo mettere per favore la seconda lastrina, la seconda ancora, grazie, ecco qua. Nel momento di massimo impegno dell'entità del contingente internazionale composto dai paesi della NATO, ma anche non appartenenti all'alleanza, ha raggiunto le 150.000 unità fornite da 50 nazioni diverse. In merito al contributo nazionale, le forze italiane sono sempre state presenti nell'operazione ISAF, sempre, svolgendo competenze e funzioni di particolare rilievo, considerato che l'Italia è stata tra le 5 nazioni della NATO chiamate ad assumere la responsabilità di aree di vaste quanto metà della nostra penisola. Avanti con la lastrina. Ecco. Ai contingenti italiani, in questa è la ripartizione, come vedete erano 4 settori, il settentrionale, l'occidentale, il meridionale e quello orientale, assegnate alla Germania il primo, all'Italia il secondo, alla Gran Bretagna il terzo, quello a sud, e agli Stati Uniti quello ad est. In più c'era anche l'area di responsabilità di Kabul. Ai contingenti italiani sono sempre state attribuite la competenza sul settore occidentale, quello in giallo, quello con capoluogo la città di Herat, e per alcuni periodi anche quello centrale con la capitale di Kabul. Dal 2005 al 2006 l'Italia ha assunto il comando dell'intera operazione, mentre ha fornito 3 volte il vicecomandante della missione successivamente a rotazione annuale con il Regno Unito. Il processo di espansione della responsabilità dell'operazione su tutto il territorio afghano si è realizzato nei primi anni dell'operazione. L'operazione, vi ricordo, è nata nel 2001, partendo da Kabul e inglobando progressivamente le altre aree del paese. E si è concluso questo processo di allargamento di fatto in coincidenza con l'assunzione del comando da parte dell'Italia. È stato un processo avvenuto contemporaneamente alla Costituzione nelle città e nelle località più importanti, Kabul, Herat, Kunduz, Kandahar, Maimana, dei Provincial Reconstruction Team, di cui esporrò fra poco le caratteristiche. I contingenti che si sono avvicendati nelle diverse aree, e tra di essi quelli italiani a Kabul ed Herat, hanno operato dall'inizio e fino al termine della missione per ripristinare nel paese i principi basilari della democrazia che erano stati abbandonati dopo decenni di contrasti interni. Proprio in merito a questo particolare aspetto della costruzione di una democrazia, il 2005, quello di cui naturalmente stiamo in particolare parlando, ha rappresentato un momento importante della missione, non solo perché coincidente con il periodo in cui il comando dell'operazione è stato attribuito all'Italia, con il conseguente massimo impegno nazionale,
ma anche perché si sono avute proprio in quell'anno e grazie alla sicurezza garantita dai contingenti internazionali le elezioni parlamentari afghane, che non avvenivano più ormai da 30 anni. Erano 30 anni che l'Afghanistan non aveva un Parlamento eletto. In sostanza, elezioni organizzate sull'intero territorio afghano, che hanno coinvolto la popolazione e consentito al paese asiatico di dotarsi finalmente, aggiungo, di uno strumento rappresentativo della recuperata democrazia. Certamente un evento fondamentale, ma anche un evento di speranza, grazie all'altra lastrina, perché dopo anni di contrasto tra le diverse etnie, questa è un'immagine che può cercare di far capire praticamente qual è la situazione sotto l'aspetto etnico dell'Afghanistan, dicevo, perché dopo tanti anni di contrasti tra le diverse etnie e nazionalità che caratterizzano il paese, quelle elezioni, quelle del 2005, hanno avviato una serie di consultazioni successivamente, grazie alle quali in tempi contenuti sono state nominate strutture rappresentative in ogni sua regione e provincia. Nel periodo di comando italiano, naturalmente, aggiungo, massima importanza è stata attribuita alla salvaguardia dei diritti umani, obiettivo fortemente sentito dall'opinione pubblica mondiale e continuamente perseguito dai contingenti militari delle nazioni partecipanti all'operazione e dalle strutture del nuovo governo afghano. E tra quei diritti in particolare quello del ruolo delle donne nella società afghana. Grazie alla presenza di sicurezza garantita dai contingenti, all'azione svolta a favore delle comunità e agli aiuti alla popolazione, le donne afghane hanno trovato opportunità di inserimento nelle istituzioni del paese, hanno partecipato attivamente alla vita della società e delle strutture afghane ed hanno avuto accesso ai posti di lavoro come mai prima era stato possibile. Grazie, avanti. Ecco, è questo nuovo ruolo della donna che naturalmente tutti si augurano che non risulti completamente stravolto dagli ultimi drammatici accadimenti, è stato emblematicamente rappresentato in quegli anni dall'istituzione di uno specifico Ministero per le donne. Vedete nella slide praticamente uno dei tanti incontri con il Ministro per le donne che naturalmente ho fatto con gran piacere proprio perché parlavamo della situazione, della condizione della donna in quel paese. E dal ruolo riformatore che ha potuto svolgere questo Ministero sin dall'inizio della sua attività. Ma anche altri diritti dimenticati sono stati recuperati e valorizzati grazie alla presenza e all'azione dei contingenti militari e alle iniziative del Comando AISA. Tra essi, in particolare, il diritto allo studio. Tutti quanti loro sicuramente ricorderanno come prima del 2001 praticamente era proibito alle donne, alle bambine accedere allo studio, quindi allo studio, alla libera espressione delle proprie idee, il diritto alla salute in un paese penalizzato fortemente dalle precarie condizioni sanitarie della popolazione e infine il diritto al lavoro, essenziale per elevare il livello di vita della comunità. Nella situazione di grande difficoltà vissuta dall'Afghanistan in quei primi anni del 2000, un altro aspetto verso il quale l'impegno nazionale ha rivolto grande attenzione e che ritengo che meriti di essere oggi ricordato, è stata la ricostruzione delle infrastrutture fortemente danneggiate dai contrasti e dalle vicende di tanti anni di conflitto. Nel delicato compito di rendere nuovamente efficienti i luoghi di vita e lavoro, un grande apporto è stato assicurato da unità militari destinate alla ricostruzione,
il Provincial Reconstruction Team, che ho menzionato poco fa, che impiegando in maniera sinergica potenzialità militari e di organizzazioni civili dei paesi impegnati in operazione, sono stati i terminali di un efficacissimo programma di ricostruzione. Prego la lastrina. Ecco, questa era praticamente l'immagine, perché praticamente quello che in tutto il territorio afghano c'erano appunto questi PRT che dovevano sviluppare questa attività. Scuole, abitazioni, strade, pozzi e tante altre strutture indispensabili sono stato il risultato dell'impegno della comunità internazionale, sviluppate attraverso lo strumento militare. Questa è per esempio una scuola ad Herat, vedete delle immagini praticamente proprio della fase iniziale di costruzione e poi della realizzazione. A riguardo mi preme sottolineare che tale impegno si è realizzato sempre in piena armonia, questo è importante, con le esigenze di volta in volta rappresentate dalla comunità locale. È una linea di condotta che le forze armate italiane hanno sempre seguito in ogni circostanza, cioè quello di portare anche in questo campo molto delicato e oneroso, degli aiuti, ma sentendo prima le comunità locali. Ma i Provincial Reconstruction Team di cui stiamo parlando, hanno svolto anche una preziosa azione di supporto degli organi di gestione delle città e dei paesi, sostenendo con la loro presenza le attività dei sindaci e dei governatori e garantendo ad essi la sicurezza delle attività e la crescita economica dell'area in cui operavano. I compiti operativi delle forze armate non si sono limitati al controllo del territorio e al supporto delle istituzioni afghane. Il mandato delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, poneva infatti l'accento anche sulla crescita delle strutture di sicurezza afghane. Un compito non facile, quello della formazione delle nuove forze armate e di polizia, considerato che la ricostruzione di quelle componenti iniziava completamente dal nulla, non esisteva nulla a riguardo, e che bisognava ricorrere ad istruttori preparati forniti dalle nazioni maggiormente esperte nel settore. Anche in questa attività l'impegno non è mancato e, come sempre, sono state messe in campo dai paesi chiamati a svolgere il delicato impegno, tra cui naturalmente anche l'Italia, le risorse più efficaci e preparate. In merito, eppur se sono necessarie ancora valutazioni mirate ad approfondire sul delicato ed approfondite sul delicato argomento, ritengo che gli esiti non positivi delle azioni di forze di sicurezza afghana nel confronto con le milizie talebane non siano attribuibili a scarsa preparazione tecnica. È possibile invece che il collasso improvviso sia riconducibile all'interruzione della catena dei rifornimenti, in parte dovuta alle decisioni di ripiegare i contingenti della coalizione, e dal concomitante crollo motivazionale che in quelle forze si è determinato, perché naturalmente avevano imparato a convivere con gli aiuti naturalmente esterni e quindi in quel momento c'è stato sicuramente un crollo motivazionale. Un altro aspetto importante, prego la lastrina, che naturalmente mi piace ricordare, il sostegno e gli aiuti alla popolazione. Questo sostegno ha rappresentato per tutto il periodo della missione Avanti l'altra una grande attenzione operativa per i contingenti internazionali e particolarmente per quello italiano. Le precarie situazioni del paese asiatico dopo tanti anni
di contrasti interni, avevano reso difficile la vita di larga parte della popolazione e hanno comportato, sin dall'inizio dell'operazione ISAF, la necessità di un forte e continuo impegno negli aiuti ai ceti più sofferenti della popolazione e alle comunità meno favorite. In alcune aree e particolari circostanze, quelle situazioni hanno imposto, per non aggravare le già difficilissime condizioni di vita, di mantenere il supporto e gli aiuti per periodi molto lunghi. In sostanza, anche nel ventennale impegno della missione ISAF è emersa un'ulteriore prova di come, nelle situazioni più difficili, le forze militari rappresentino una componente preziosa per il sostegno delle popolazioni. Certamente non l'unica componente, in quanto i militari erano sovente accompagnati ed associati ad altre ed eccezionali organizzazioni non militari, ma sicuramente quella più in grado di operare in condizioni di accentuata emergenza e di ottenere comunque risultati soddisfacenti. Alcune considerazioni finali su questo impegno nazionale. Le forze armate italiane nell'operazione ISAF hanno evidenziato capacità delle strutture militari nazionali, anche proiettate al di fuori del territorio italiano, di interpretare efficacemente le direttive ricevute, traducendole in comportamenti e provvedimenti appropriati per il raggiungimento degli obiettivi. Nel caso specifico, sicuramente è stato di notevole entità lo sforzo sostenuto dalla difesa nel 2005-2006, ma anche negli altri periodi per il sostegno di contingenti nazionali particolarmente numerosi ed operanti in ambiente non permissivo e a grande distanza dal territorio nazionale. Ciò naturalmente è, a mio modo di vedere, motivo di soddisfazione per il Paese e di garanzia per eventuali, ulteriori e sempre possibili impegni delle Forze Armate. L'inserimento poi delle componenti militari italiane in un organismo multinazionale, con funzioni e prerogative di elevato livello, nel 2005-2006 addirittura di responsabilità di tutta l'operazione, è l'ulteriore prova della capacità acquisita dallo strumento militare di poter assumere funzioni di comando di un intero teatro operativo e alla guida di un'ampia coalizione. In sostanza, a mio modo di vedere, l'attribuzione all'Italia di ampia responsabilità è stata la concreta testimonianza della validità delle forze armate nazionali e della professionalità acquisita dai comandanti, dai quadri e dal resto del personale. Ecco, questa è la mia, come dire, intervento, presentazione, però vorrei chiudere naturalmente questa presentazione ricordando che questo impegno, che è stato un impegno, a mio parere, di cui l'Italia può essere sicuramente fiera, ha comportato naturalmente dei sacrifici incredibili per il nostro Paese. Sono stati 34 i caduti italiani, sono state oltre 700 le persone in uniforme che hanno subito delle menomazioni permanenti. Quindi è stato uno sforzo immane che ha comportato appunto questi aspetti terribili. Devo dire però che tutto quel personale, nell'anno in cui io sono stato il comandante, ma credo anche, anzi sicuramente al di là di quel periodo, ha sempre dato il meglio di se stesso, evidenziando un trasporto ed una capacità veramente invidiabili. Naturalmente i 34 caduti sono un numero rivolto soltanto alla nostra nazione. Io ero il comandante di ISAF, quindi in realtà i caduti in quel periodo
a cui rivolgo adesso, rivolgevo allora l'attenzione, erano i caduti di tutte le nazioni, che erano naturalmente un numero ben maggiore. Ecco, quindi queste sono le mie considerazioni finali. Naturalmente ringrazio ecco, lor signori per l'attenzione e sono naturalmente disponibile per ogni approfondimento che ritenessero utile in questa circostanza. Grazie generale della sua esaustiva relazione. Ha chiesto di intervenire il senatore Fusco. La facoltà. Grazie presidente, grazie collega senatore e generale. Credo che questa mattina ci ha fatto vivere qualcosa di, col suo intervento, qualcosa di bello anche per noi italiani. Io vorrei solo chiudere il tutto con una domanda che gliela farò breve. Ringrazio perché 2005-2006 vedere quelle tante cose, vedere anche da questi fotogrammi appena mostrati nel suo intervento, tutto lasciava presagire non quello che nel 2021 noi andavamo a assistere a un fallimento dell'Occidente a riguardo la missione dell'Afghanistan. Allora gli faccio una domanda, perché ho sentito con grande cuore quello che ci ha espresso poco fa. In più mi unisco al ricordo dei 34 caduti, i nostri militari e anche altre persone che hanno avuto problemi, di chiederle: immaginava che si arrivava nel 2021 a un fallimento di questa missione? Grazie. Che è un po' simile a quella del collega, ma un po' più vasta. Le chiedo se è fatta una ragione di come sia stato possibile, nonostante il tributo di sangue, gli sforzi, l'encomiabile lavoro fatto dai nostri contingenti e presumo anche dai contingenti alleati, sia potuto succedere in così breve tempo che si sia squagliato il sistema che era stato messo in piedi in 20 anni, compreso quello delle forze armate afghane. Lei se ne è fatta in qualche modo una ragione, si è data una spiegazione? Qual è la sua riflessione nel merito? Grazie. Aggiungo anch'io una domanda. Nelle diverse relazioni e analisi che abbiamo ascoltato fino ad ora, una delle questioni che aleggiano, diciamo, rispetto alle motivazioni per cui poi la missione è fallita, è anche connessa alla mancanza di chiarezza degli obiettivi. O meglio, mentre l'obiettivo iniziale, sconfitta del terrorismo, era chiaro ed evidente, forse dopo, quando si è individuata l'idea dell'institution building, quindi comunque della costruzione dello Stato, forse sono diventati meno chiari questi obiettivi. La mia domanda, alcuni dicono anche forse dove si doveva arrivare alla sconfitta del terrorismo, supponiamo l'uccisione di Osama Bin Laden e poi chiudere la missione. Io vorrei avere su questo un suo giudizio, proprio perché so come conosce non solo che cose i nostri militari hanno fatto, ma proprio la situazione dell'Afghanistan. E la seconda domanda connessa a questo. Nelle scelte fatte per quanto riguarda la costruzione della democrazia afghana, dello Stato afghano, una scelta fatta all'inizio è stata quella di un governo centralizzato, laddove anche dalle lastrine si evidenzia bene l'Afghanistan è una realtà molto differente nelle regioni e per etnie, dove proprio con storie e influenze molto diverse. Un governo federale, cioè un'altra modalità di governo, ad esempio uno federale, poteva in qualche modo essere più confacenti all'effettivo controllo e stabilizzazione dell'Afghanistan. Basta queste qua, grazie. Mi provo a dare risposta alla prima. Dunque, non pensavo che si arrivasse a questa conclusione. La Presidente Pinotti, che
mi conosce, mi ha potuto vedere anche in operazione praticamente, sa che un italiano che viene posto in quelle condizioni, però con quel ruolo e con quelle responsabilità, naturalmente pensa sempre di poter dare il massimo aiuto e di portare a compimento un compito così delicato e importante. Devo dire che io ero stato anche sufficientemente propenso a credere che ci saremmo riusciti, perché vedevo, come dire, un coinvolgimento delle organizzazioni internazionali, del mondo, insomma, era una cosa positiva quello che stavamo facendo e quindi abbiamo dato tutti noi stessi. Non pensavo che però accadesse quello che è accaduto, che naturalmente mi ha colpito, come ha colpito tutti quanti noi, in maniera pesantissima, ma ha colpito, se mi permettete, ancora in maniera ancora più pesante, perché ci avevo fortemente creduto a questa rinascita di un paese afghano. Le ragioni sono tante, adesso cercherò di spiegarle anche in risposta alle altre domande che mi sono state formulate. Comunque io ci credevo molto e naturalmente sono rimasto molto sconvolto, devo dire, da quello che è successo. Mi rivolgo adesso la mia attenzione alla seconda domanda, in cui praticamente il vicepresidente Craxi mi chiede le ragioni del ritiro. Ci sono delle ragioni, c'erano delle motivazioni dopo 20 anni. Allora, io vorrei ricordare che quando ho assunto... Non gli ho chiesto le ragioni, cioè le ragioni per cui si è in così brevissimo... Io in realtà le ho chiesto un'altra cosa, io gli ho chiesto com'è stato possibile e quali sono state le concause, suppongo sarà stata più di una, di come quel sistema che era stato messo in piedi, sia di governo, sia le forze armate afghane, si sia potuto squagliare nel giro di pochissimi giorni. Questo era, ecco, la mia... Il disfacimento nel giro di pochi giorni, naturalmente, è la causa delle condizioni che si erano create. Allora io vorrei ricordare che, come ho accennato, le forze armate afghane erano sotto l'aspetto tecnico preparate, ma quando praticamente hanno, come dire, individuato la mancanza di volontà di combattere tra in senso lato da parte delle istituzioni, io ricordo che il presidente dell'Afghanistan è praticamente stato tra i primi che per ragioni probabilmente che c'erano e ha lasciato l'Afghanistan. E allora i soldati, quelli che praticamente avevamo indotto con la nostra presenza e con le nostre raccomandazioni a combattere per il loro paese, in quel momento hanno visto le loro motivazioni completamente cadere evidentemente. Ecco, questa è stata la causa principale del fatto che le forze armate non abbiano saputo, come dire, contrastare i talebani nella maniera più appropriata. Ce ne siamo andati, e poi parlerò anche di questo fatto che ce ne siamo andati, evidentemente sono cadute le motivazioni perché loro continuassero a combattere per l'Afghanistan e, se necessario, a morire, perché questa era la situazione. Un soldato non è soltanto il tecnico, un soldato deve essere qualcosa che ha dentro, perché sennò non fa il soldato. Probabilmente, anzi sicuramente, in Afghanistan si è creata questa situazione. Dei soldati non hanno più creduto, per quello che avevano visto, per quello che si era verificato, che quell'idea di creare un paese libero, con un governo capace di gestirlo, non era più stata realizzata. Ecco, quindi le ragioni sono queste. A riguardo, ecco, quindi... affronto anche in parte la domanda della Presidente Pinotti. Quando nel 2006, ecco, qualcuno, erano i primi giorni, i primi mesi
del mio impegno quale comandante, mi chiedeva cosa immaginassi circa il futuro di questa operazione, quanto sarebbe durata la presenza internazionale in Afghanistan. Eravamo proprio all'inizio del mio impegno. Dissi, io vi posso dare una data di riferimento, sicuramente non prima del 2016, cioè fra 10 anni. Perché questo? Perché quella che noi naturalmente stavamo svolgendo era una operazione di stabilizzazione. Le operazioni di stabilizzazione naturalmente non possono durare in eterno. Ecco, quindi sapevo che a un certo punto bisognava cercare di immaginare, come dire, come uscire da questo teatro. Ma evidentemente non è stato fatto nella maniera appropriata. Cioè, voglio dire, non sono state coinvolte tutte quelle nazioni come l'Italia che hanno pagato un tributo importante in termini di vite umane, non sono state che hanno operato per 10 anni, per 20 anni nell'ambito di quel paese. Non è stato, non, soprattutto quando si fa, quando si va verso una soluzione di questo genere, bisogna avere l'accortezza di definire i passaggi, quale deve essere il land state, cioè cosa deve avvenire, il passaggio del potere, come deve avvenire. Non è possibile che accada quello che è accaduto. Io naturalmente dico queste cose a titolo esclusivamente personale, però ritengo che un coinvolgimento di tutte le nazioni diciamo, che hanno partecipato forse avrebbe indotto come dire, chi ha operato, chi ha parlato con la controparte a Doha, insomma, di fare attenzione a quello che decideva, perché quello è stata un po' la causa di tutto. Non erano chiari gli obiettivi? Allora, gli obiettivi, ecco, mi riferisco alla domanda della Presidente Pinotti, gli obiettivi erano quelli stabiliti dalle risoluzioni dell'ONU, quindi c'era sì una parte che rivolgeva l'attenzione alla necessità di disarticolare il terrorismo in Afghanistan. E c'era una seconda parte molto importante che era quella di creare le premesse per uno sviluppo democratico del Paese. Questo noi l'abbiamo fatto, questo è stato fatto dalla comunità internazionale. Però evidentemente la domanda, la sua annotazione successiva è stata molto importante a riguardo. Bisognava chiedersi sin dall'inizio, ma questo tipo di Stato che intendiamo costruire è quello che va bene per un paese come l'Afghanistan? Ecco, se qualcuno mi avesse chiesto la stessa cosa, non prima che io fossi in Afghanistan, ma dopo, avrei risposto che avevo dei dubbi, perché l'Afghanistan, forse l'abbiamo visto, non l'ho fatto vedere da una slide, è un paese formato da oltre 10-12 etnie diverse, etnie che fanno riferimento e nazionalità che fanno riferimento ai paesi confinanti, Uzbekistan, Tagikistan, i Pashtun con il Pakistan, insomma, sono praticamente, cioè è uno Stato, è una, diciamo, è una entità geografica che non ha le caratteristiche, almeno non aveva le caratteristiche, di uno Stato unitario. Quindi l'obiettivo che si voleva raggiungere, forse rispondo naturalmente alla sua domanda, non era quello appropriato per le condizioni di quel popolo e di quel territorio. Forse sarebbe stato meglio, ma anche più difficile, creare le premesse per una ripartizione. Vi ricordo che sarebbe stato estremamente difficile, perché queste nazionalità di cui stiamo parlando praticamente fanno, ripeto, riferimento diretto alle nazioni che sono confinanti. Quindi naturalmente, ecco,
era molto difficile creare un qualcosa che poi funzionasse anche dopo. Grazie generale, forse è anche finita l'illusione che il modello di democrazia liberale occidentale come noi ce lo immaginiamo sia esportabile così com'è da tutte le parti. Ha chiesto di parlare il senatore Aimi, ne ha facoltà. Vediamo se funziona, grazie generale. Permetto che mi trovo molto d'accordo con la collega senatore Craxi su quest'ultima valutazione, cioè sulla difficoltà probabilmente che c'è ad esportare un modello liberal democratico in terre che sono aliene, recalcitranti ad un tipo di vita anche culturale che rappresenta un po' la normalità per noi in Occidente, ma là non lo è. Anche se devo dire che sono stati fatti notevolissimi passi avanti con la presenza nostra, non solamente del contingente militare italiano, ma quello anche delle altre nazioni. Io la ringrazio generale per la sua, il senatore, collega, per la sua brillante relazione, estremamente chiara, di un uomo che ha vissuto sul campo quell'esperienza. E io faccio due premesse che sono due telegrammi politici. La prima riguarda un problema che ha l'Europa, che è priva di una politica estera comune e anche di una difesa comune. Questo è il primo elemento. L'altro è che considero un atto veramente di grande vigliaccheria e di diserzione quello dell'Occidente nei confronti dell'Afghanistan, perché avevamo, oltre al sacrificio di sangue, oltre al sacrificio di tanti militari, però la strada che volevamo seguire, l'esempio che avevamo portato, era un esempio estremamente importante. Basti pensare alle scuole di musica, alla partecipazione delle donne all'istruzione, eccetera. Mi riaggancio anche a quello che lei ha detto, cioè le 10-12 etnie, ma anche la presenza, mi consente, di tantissime tribù. E forse un mastice, e in queste situazioni di disgregazione, quello del fanatismo islamico, di matrice islamica, è forse un collante che ha consentito questa la caduta e la sconfitta anche del sistema che aveva retto assieme alla presenza dei militari. Io le chiedo, in base alla sua esperienza, che cosa può fare l'Italia adesso, l'alleanza occidentale nei confronti dell'Afghanistan, quali relazioni intrattenere. La seconda invece è una domanda di ordine militare, politico, forse un domani sarà di ordine storico, e le chiedo nel Panjshir, che era la terra dove c'era il generale Massoud, comandante Massoud, figlio del leone del Panjshir, dove c'era l'ultima sacca di resistenza. Io l'avevo chiesto a gran voce, ma inascoltato come tanti probabilmente, come mai non abbiamo, l'Occidente non ha ritenuto opportuno intervenire in maniera forte, visto che era una parte indipendente del territorio, così come era accaduto in Iraq. Ecco, queste sono le mie due domande, e poi siamo comunati, generale, da lei ha fatto 2 anni di esperienza nella mia città, Modena, glielo volevo dire, in Accademia Militare, ho visto il suo curriculum, forse ci siamo anche incrociati, io ero giovane, avrà sicuramente praticato il nuoto nella piscina Manfredo Fanti, dove io andavo abitualmente. Bene, grazie generale. Cerco naturalmente di dare una risposta. La prima è molto difficile: cosa può fare l'Italia adesso per l'Afghanistan in questa situazione drammatica che si è creata? Al momento praticamente nulla, però c'è un aspetto che secondo me ci può aiutare per il futuro. L'Italia ha lasciato comunque un ricordo bellissimo nell'Afghanistan, naturalmente bellissimo nella popolazione, in quelle che erano le istituzioni, bellissimo nelle diverse etnie,
proprio perché, come il carattere di tutti noi italiani, siamo stati attenti a non assumere atteggiamenti favorevoli agli uni piuttosto che agli altri. Cioè hanno visto praticamente una nazione, l'Italia, aperta alle istanze, pronta effettivamente a portare l'aiuto. Allora, questo adesso in questo momento non c'è nulla da fare, evidentemente per le ragioni che lei può immaginare. Però credo che questo credito che l'Italia ha, ha ottenuto di capacità, di volontà di aiutare, ecco, possa essere utile se si riescono adesso a superare quei contrasti che sono evidenti con il governo dei talebani. Questo per quanto riguarda la prima parte della sua richiesta. La seconda, il Panjshir. Il Panjshir è una grande e bella regione, l'ho visitata più volte, ho partecipato anche alle cerimonie annuali che ogni anno praticamente si fanno in ricordo di Massoud, naturalmente. Quindi so che sono gente veramente in gamba, combattive, e forse gli unici che, come sappiamo perfettamente, hanno cercato di opporsi al ritorno dei talebani. E niente, mi auguro che naturalmente, il credito che l'Italia, della nostra Italia, ha guadagnato in quel paese possa aiutare anche naturalmente il Panjshir a ritornare ad essere quella comunità di gente che credeva in un passato, perché lì praticamente c'è questa figura di Massoud, che è una figura veramente seguita e a cui si riferiscono proprio quelli dell'etnia che vive in quell'area, si riferisce appunto queste persone con grande impeto e con grande voglia. Grazie generale. C'è stato un momento nella storia dell'Italia che queste sacche di resistenza si aiutavano. Scusi. Io la ringrazio moltissimo, come anche il presidente Pinotti, sulla sua audizione. Che noi andremo avanti a fare, i destini di quel popolo ci sono rimasti nel cuore, come immagino anche a lei, e noi proseguiamo con l'ufficio di presidenza. No. Abbiamo la seduta della commissione esteri, l'ufficio di presidenza ce l'abbiamo dopo con i colleghi della camera, noi. Okay. Per la commissione difesa invece la decima. Salutiamo anche i colleghi della collezione della difesa, presidente Pinotti. E anche tutti i colleghi che sono rimasti in collegamento con noi. Grazie.